la tua cucina, che è stata tua per tanto tempo. Allora, oggi anche qui un grande piatto proprio per far venire la gola a coloro che tornano a casa adesso, che sono gli strozzapreti con porri, zucca e guanciale. E guanciale. Quindi un trittico perfetto. Abbiamo ingredienti di stagione, pasta fresca fatta a mano, dove abbiamo 250 g di farina W0, 150 di semola e acqua che occorre per ottenere un impasto morbido. Che noi abbiamo e già fatto. Abbiamo già preparato, perché come tutti gli impasti si fanno sempre riposare. Guarda, è molto liscio, molto, molto semplice, farina e acqua. Allora, naturalmente se uno non vuole fare la pasta fresca, vuole fare questa ricetta con una pasta corta, va bene uguale. Va benissimo, quindi esatto. Anche una pasta già pronta. E quindi è il tempo di cottura della pasta, le ricette. Esatto. Con però gli strozzapreti sono belli. Allora, dai, anche perché lo strozzaprete è una di quelle paste che si possono fare proprio all'inizio, nel momento in cui una persona comincia a lavorare col mattarello. Perché la pasta, prima di tutto, è più semplice, è più, vedi, è molto morbida e possiamo lasciarla leggermente più spessa, non c'è bisogno di tirarla sottile come facciamo solitamente per una tagliatella, un tagliolino o una pasta ripiena. Diciamo che è il primo approccio con il tagliere sciadur, che è il mattarello. In questo caso io ho usato un mattarello più piccolo perché facciamo una quantità inferiore e solitamente si tira un pezzettino di pasta alla volta perché non si deve irruvidire, asciugare. Certo. Okay. Porri, zucca e guanciale, perfetto Evelina, no? Hai la parte grassa, le verdure, gli ortaggi, e quindi siamo a in cavallo. Equilibrio, certo. Piatto unico, qui sì, tutti i piatti unici. Oggi tutti unici. Oggi se no... Guarda, io intanto metto su la... Sì, dimmi che se ti posso aiutare in qualche guarda, modo. Guarda, mettiamo cosa un filo d'olio nella padella che bene, ho già acceso. Intanto tu e facciamo leggermente rosolare uno spicchiettino d'aglio. Io posso ecco togliere qua. Questo qua? Mi sì, piace. Infatti lo togliamo tutti, se hai notato. Anto, no. Non prendere iniziative. Hai ragione, però in questo caso non vieni giù mai, capito? È veramente lento. Ok, guarda, ti metto lo spicchietto d'aglio. Quando è leggermente rosolato... Andiamo a aggiungere il guanciale, in questo caso abbiamo. Si può usare anche della pancetta, ma è più gustoso e è più magro, diciamo. Converrà la Gian Piero, no? Il guanciale è roba sempre tua. Sempre il guanciale, sempre. Io la pancetta però... la uso quasi mai. Mai. Mi piace. Beh, dipende un po' dalle zone, no? Ogni zona Roma... ha il prodotto tipico, diciamo. Esatto. Comunque da quando ho frequentato le zone di Roma e ho imparato ad apprezzare il guanciale, devo dire che è più saporito, è più buono. Gli dà ma quel... tutto quello che passa per Roma diretta adesso, nel cuore. Adesso, non esagerare, non esagerare troppo, Porta da Roma. Non è che prendiamo... Cioè, lui si allarga subito. No, aspetta, non è che prendiamo solo il basilico di Genova, no? Qua, quelle sono due piantine che abbiamo messo noi. È così. Allora, abbiamo tirato la pasta, la possiamo lasciare anche leggermente spessa. Con un coltello andiamo a tagliare delle strisce abbastanza larghe, diciamo quella che è la forma un po' della pappardella, potremmo dire. Comunque, e una volta che le ho tagliate, scusa che mi si era infilato un pelucco in bocca, e andiamo a fare questa operazione. Quindi track. Quelli che sono gli strozzapreti della serie. Fidanzato. Sì, no, fidanzato no. Un amico. No, via la musica del fidanzato, non mi interessa. Via la musica del fidanzato, abbiamo già dato. Basta. Prossimamente. Ok, quindi andiamo a preparare tutta la pasta, fino a che abbiamo finito. E andiamo avanti con la nostra andiamo salsa. Avanti con il nostro sugo, va bene. Quindi questa la teniamo qui che poi buttiamo giù tutto. Alziamo al massimo. Mettiamo maestro una bella musica di Marco Mengoni, che io sabato vado al suo concerto. Bello. E vado a godermi, no? Bella. È anni che non vado a un concerto, Brava. Ok, è andata. Tolgo un attimo gli occhiali perché col vapore non vedo più niente. Ma prima volta non li portavi gli occhiali, Però con gli occhiali ho più visualità, perché dopo quando là ci fanno tutti i segnali, io non li vedo. Ma tu non guardarli, non importa. Insomma, ammazzano. Allora, guarda.
Sei allora, matta, non si può. Poi no, il nostro è un lavoro di squadra, quindi ci dobbiamo controllare tutti. Sì, sì, ma allora ogni tanto quando iniziano, dopo voi vi confondete, capito? Li guardo io e io poi vi matto. Allora, abbiamo fatto rosolare il guanciale. Sì. Lo vado a togliere e vado in questo fondo della padella, non lo elimino perché vado ad aggiungere gli altri elementi. In questo caso abbiamo del porro che ho già tagliato. Ecco qua. Diciamo che tutta quella parte di gusto, profumo, sapore del guanciale rimane nella padella. È fondamentale recuperarlo. È un po' quando anche c'è un po' la caramellizzazione degli zuccheri. È giusto. In questo caso metto anche la zucca tagliata a cubetti. Senti, in questo caso però la zucca ha una cottura diversa rispetto al porro. Guarda, siccome deve arrivare ad essere abbastanza cremoso, ma io l'ho tagliato molto piccolo, me lo sono preparato prima perché ho fatto un taglio piccolissimo. Piccolissimo, quindi così serve. È un quadratino che va bene. Nel giro di qualche minuto, nel momento in cui abbiamo poco tempo e dobbiamo realizzare il nostro continuo. Me lo vuoi girare? Grazie. Metti anche un po' di sale e pepe, dai. Un po' di sale e pepe. Poi un altro elemento, qui non ho usato né latte né panna, ma uso un formaggio. Un formaggio stagionato, un pecorino, questo è un canestrato, che vado a grattugiare. A mano con la nostra grattugia, la famosa grattugia che usiamo in tantissime preparazioni, anche per le verdure, le patate, ecco qua. Poi questa qui è nuova e bellissima. Guarda, infatti è nuova. Guarda, è proprio. Ma proprio meravigliosa perché si grattugia in un attimo. Quindi, questa parte di formaggio ci servirà proprio per renderlo cremoso. Mi dicevi, per fare veloce puoi aggiungere un po' di acqua della pasta? Allora, nel momento in cui è un po' come dicevamo prima anche con il concetto del cacio e pepe, no? E quindi buttiamo la pasta intanto. Sì. Quindi io metterò un pochettino di acqua per renderlo più cremoso. Guarda, hai messo il sale e pepe? Allora, mettiamo anche un goccettino di vino bianco. Ecco qua, te lo passo, tieni, e portiamo cottura. Diciamo che rispetto al tempo che noi adesso impieghiamo qui nella preparazione della nostra pasta, brava, ecco quella lì, vedi, queste si possono preparare, non hanno neanche problemi di conservazione. Oh, grazie Anto. Vedi? Abbiamo traslocato. Eh sì, almeno hai spazio. Ok. Questa qui deve cuocere una decina di minuti, deve diventare bella cremosa. Deve diventare così. Ecco, facciamo quindi un una da volta così, che abbiamo. Facciamo vedere il maquillage. Da così a da così. Da così a così. Quindi il taglio fatto piccolino. Vai tu. Ma aggiungiamo il nostro guanciale. Sì, no? E il guanciale lo aggiungiamo alla fine. Quindi possiamo mettere tutti e due. Guarda, certo. Io li avevo un attimino anticipati. Ecco. Vedi, poi quando lì. Che bella sana con la zucca, il porro, eccetera, tracci, si chiama il guanciale. Beh, uno si può fermare qua, no? È l'alternativa. E il formaggio invece grattugiato, questo pecorino, lo mettiamo alla fine. Una volta che la pasta è pronta, la teniamo leggermente al dente, perché abbiamo bisogno di un minuto, due minuti, diciamo, per riuscire, attenzione, perché deve proprio diventare bello cremoso. Allora, la pasta, questa qui, fatta e cotta, ha veramente bisogno di un minuto. Si può preparare prima e quindi tenderà ad essere un po' più asciutta, quindi ha bisogno di un minuto in più, però non ne occorre tanto. Nella tradizione era solo farina e acqua. Io ho aggiunto un po' di semola per dargli un po' più di consistenza, per avere proprio quel un po' più al dente, ok? Questo qui. Lasciala lì. Ok, tanto. Si vede? No, ma si vede tutto, guarda, si vede benissimo. Ecco qua. Mettiamo il nostro formaggio. Abbondante. Vai di pepe. Voilà. Grazie. E adesso guardate che cosa diventa questa goduria di strozzapreti. Un goccio d'acqua, vai. Perfetto, vai. Basta. Ok. Perché l'acqua naturalmente serve per amalgamare il. Ricordiamo
che è più difficile saltare, perché quando tu stacchi la padella si spegne. Certo. E quindi molte volte è preferibile lavorare così di cucchiaio, diciamo, proprio per evitare, per non perdere il contatto. E impiattiamo, questo piatto meraviglioso. Brava, che Giacchino. Sono gli strozzapreti con porri, zucca e guanciale. Entriamo dentro del piatto, per favore, voglio far vedere la goduria dell'orario, no, in cui noi andiamo in onda, che uno ha voglia proprio di, sì, un bel primo, tuffarsi nel piatto. Grazie, zia Cri. Grazie. E io